dal lente, cosa che insomma di solito non facciamo, perché diciamo al massimo una parola su chi legge, se capita. Invece oggi vediamo di dire qualcosa di più, di chiederti. Allora, per esempio, ci leggi da quale testo? Sei un poeta anche tu? Sì. Sei venuto a leggere qualche poesia? Ma no, va bene, allora dopo non ce l'hai? No. Peccato. Allora, nel libro Gloriosa Rimbatti, nel libro Triade, Gloriosa Rimbalta. Scegli la tua sorte, tra vani pensieri l'illusoria felicità. Al tuo fianco schiera la tua corte, annulla dal tuo ego ogni falsità, mostra te stessa, inaugurando la tua prima messa. Eccoti soggiacere a banali torture, riesumate dal tuo passato, tra le laceranti paure che il cuore ha trasformato, in questo inverno che attende ogni schermo. È giunta l'era della gloriosa ribalta, mentre ti osservi altera nel dolce tepore avvolta, tra forti in braccia che in te fan corteccia, e adesso uniti in duplici respiri a cui tanto ambivi, scordando i martiri di giorni ammuffiti, favellando tra occhi all'invito. Ecco, questa me la tieni presente che pagina è, insomma, perché poi, sì, vabbè, dopo la esaminiamo, adesso la leggi altre. Rimbrezzo, questo è da Metamorfo. Rimbrezzo, mi sfusto, è tardi ormai, dopo aver dato sfogo alle viscere, di mescere ai niente favelle, cruente novelle di oggi. 2667. Cansati di sangue, ubriachi di fatica, sordi anche ai sibili, occhi bianchi contorcersi nel buio del mondo, assonnato il viso come un diavolo stanco di peccare. Bugiardo, restringi ulteriormente i miei intorni, che spesso, inesorabili come lame trafitte, attaccano il soma mio nel ricordo di cicatrici, non un futuro ora non trovo più. Poi leggo. Quali sono le più recenti fra i due libri? Qual è il più recente? Metamorfo. Ah, sì. Che poi è un'evoluzione. Metamorfo è un'evoluzione nel linguaggio, perché passo da poesie, simboli, paradossi, haiku e aforismi. E mi sono basata su Metamorfo di Giulio. Sono partita dalle Metamorfo di Giulio e rielaborandole con i versi, cioè, quindi la struttura del verso, la metrica, rappresenta le cinque forze motrici che sono rappresentate da Ovidio e le stravolge e le degenera. Per esempio, ho preso il concetto dell'amore nella prima fase, quindi l'amore madre e figlio, e poi ho stravolto anche con i testi, quindi partendo magari da una rima baciata, poi alternata, sì, poi una rima stanza, ermetismo, fino ad arrivare non solo nel livello, nel concetto, quindi arrivare alla degenerazione dell'amore inteso anche come violenza, quindi come violenza sulla donna, rapporto uomo-donna, conflittuale e degenerazione nello stesso. Quindi questo tipo di evoluzione e degenerazione, quindi non solo l'amore finisce, ma anche l'amore che diventa, sì, degenerato. E lo stesso, ovviamente, ho cercato di giocare con i versi su questo, quindi i primi versi sono più delicati, sono più
armoniosi, hanno una musicalità, infatti quanti, anche un po' a canzone, un po' a Sì. buon di testa, per poi arrivare al verso tagliato, nudo e crudo, e quindi appunto arrivare all'essenzialità del testo, quello del Ecco, verso, quello del testo. questa lo dici, non ricordo se tu lo dici in una prefazione, Esatto. Sì. è fatta da te Sì. la prefazione, Sì, poi vabbè, ci sono anche autoreferenziale. gli altri autori amici che Sì. hanno curato le vostre fazioni Ecco, e ok. le produzioni. E poi ovviamente. Allora, no, finisci tu di dire quello che dovevi dire. Ovviamente. Ovviamente questo vale per tutte e cinque le cose che mi dici, quindi non solo l'amore, ma anche l'odio, l'invidia, la sete di conoscenza. Quindi c'è per esempio un testo che si chiama Brama di Satiese, ovviamente adesso non lo trovo, però no. E in generale questo è il senso vero e proprio del testo. L'ultima poesia che sono due versi è Amami. E rimango sempre sul concetto dell'amore. Amami, fino a che le tue labbra non si congiungano alla mia anima. Questo l'ho detto, l'ho ripetuta più volte, perché Nel comunque. corso del lavoro Sì. ritorna questa poesia, No, 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 ripetuta no? più volte nelle declamazioni, perché sono molto legata a questi due versi, perché. Fondamentalmente la mia poesia, anche quando rappresenta momenti negativi, ha sempre un barlume di speranza, ha sempre questa possibilità finale, c'è sempre una rinascita in qualche Il modo, fatto anche nel stesso di negativo. scrivere, il fatto stesso di mettere le parole su un supporto, in questo caso la carta, vabbè, ma il fatto stesso di scriverle manifesta una speranza, anche forse la poesia più disperata del mondo, il fatto che tu la scriva è un gesto positivo e quindi da intendersi come speranza, altrimenti se uno non lo scriverebbe neppure. Quindi è quasi sottinteso quello che dici sulla poesia, nel tuo caso, poi dici che contiene sempre una vena di speranza. Ma certo, il fatto stesso di scriverla conferma questa tua osservazione. Non sempre, perché io ho visto molto spesso che anche chi scrive, anche chi mette su carta i propri pensieri, ha come ideologia di fondo diciamo una speranza sua personale, ma non malevole agli omnes, non sempre malevole agli omnes. Quello che ho Valevole, cercato scusa, non ho capito, valevole? erga omnes, Ah, erga cioè. omnes, è Quindi, latino, ogni cioè, tanto è quello latino. Sì, che cerco io è cercare di estrarre dal personale aggiungere appunto alla normalità, quindi non solo fornire una speranza a me stessa che la scrivo, ma anche cercare di dare un messaggio di positività e propositività anche al lettore, quindi non perdete la speranza perché c'è sempre qualcosa che ci può far risalire. Davanti a ogni difficoltà c'è sempre una meta che si può raggiungere, c'è sempre un sole che ci attende e si può partire positivo da ogni situazione. Quindi, cioè, non è solo, tra virgolette, una cosa terapeutica che può essere per lo scrittore in sé, ma non è neanche, non voglio neanche dire io sono il vate e quindi quello che dico io è giusto, perché non è così e non mi reputo assolutamente tale. Io vedo il mio modo di vivere, quello che ho assimilato io nella vita, nel mio bagaglio di vita, in positività e in negatività, e ho cercato di trasmettere sulla carta, nonostante abbia comunque questo stato di solitudine interiore e questo stato di inquietudine interiore, provo di cercare di dire sì, va bene, la situazione è questa, io sono così, però questo non implica che ci possa essere un cambiamento in me e anche negli altri. Quindi sono questo, cioè la mia esperienza cercando di
salutare, però sono fatti, mi occupo molto di beneficenza. Sono Questa chiedi, mi aiuta. Sì, indubbiamente che no, questa è una cosa molto positiva, certo. Noi questa tua autoindagine va benissimo. Io mi fermerei, sempre appartiene alla poesia, le mie chiacchiere sono sempre riferite alla poesia, non è che non devo evadere dalla poesia spostandomi sul tuo temperamento, sul tuo privato, sulle tue iniziative. Questo non ci dovrebbe riguardare. Noi lettori noi dobbiamo fermarci alla poesia. Quindi non lo dubito che tu faccia beneficenza, perché lo vedo da molti sintomi, si intuisce questa cosa, che anche a parte il tuo animalismo, che io condivido in pieno, eccetera, queste cose in fondo belle della personalità, però noi non dobbiamo superare i paletti della poesia così come ci viene alle orecchie. Quindi il nostro problema è quello, è il modo come tu ti trasmetti sulla pagina e anche come tu cerchi di darti in modo propositivo agli altri. Ecco, questa la tua poesia lo deve esprimere nel migliore dei casi. Se poi ha dei problemi, anche come la poesia di tutti, tutti noi siamo problematizzati nella nostra poesia, nel tentare di renderla al meglio, e questo crea discussione, almeno nella nostra sede. E questo mi pare che sia interessante. Quindi adesso mi riprendi la prima poesia che hai letto stasera, che vediamo, esaminiamola un attimo, vedere dove sono i punti forti, i punti a mio avviso deboli, magari un pezzo ne leggo anch'io per rendermi conto della sonorità, no? Adesso leggi la prima tu. Ecco, allora la leggi tutta tu e dopo la esaminiamo, ne leggerò magari una parte anch'io, eccetera. Gloriosa ribalta, scegli la tua sorte, tra vari pensieri di illusoria felicità. Al tuo fianco schiera la tua corte, annulla dal tuo ego ogni falsità, mostra te stessa, inaugurando la tua prima messa. Eccoti soggiacere a banali torture, riesumate dal tuo passato, tra le laceranti paure che il cuore ha trasformato in questo inverno che attende ogni schermo. È giunta l'era della gloriosa ribalta, mentre ti osservi altera, nel dolce tepore avvolta, tra forti braccia che in te fa corteccia. E adesso vivi i duplici respiri a cui tanto ambivi, scordando i martiri di giorni ammuffiti, favellando tra occhi allenuti. Ecco, allora va bene. Adesso cerchiamo allora i punti più forti di questa composizione, sottolineandoli ed eventualmente trattando anche i punti deboli, quando li troviamo e se ci sono. È questa che hai letto, vero? Mm-hmm. Ecco, allora, gloriosa ribalta. Vediamo un po' l'uso, se sei stata capace di rendere al massimo ciò che volevi dire. È nel 2012, Sì, per me il resto è buio, non lo so, quello che lo sentiremo prossimamente, quello che hai fatto dal 12 al 17. Però adesso, va bene, non importa la data. Vediamo, gloriosa ribalta. Dunque, il piglio iniziale è come si può dire, è guerresco. Gloriosa ribalta, lo dice il titolo. Scegli la tua sorte tra vani pensieri di illusoria felicità. Ecco, qui ci sono, come tu vedi, collegamenti, vani pensieri, illusoria felicità. Questi qui mi hai dato troppe notizie in un solo verso, sono come, siccome è una specie di valanga, io non ho fatto tempo a cogliere e a distillare, insomma, in quella breve tempo che c'è, e quindi
vani pensieri, illusoria felicità. Sono due cose però che si sentono molto dire. Quindi mi hai dato una sovrabbondanza di informazione, però di espressioni non, che non mi stimolano, allora sono solo peso di questo verso qua. Altrove arriva qualcosa di forte, di meglio, vediamo dove si trova. Al tuo fianco schiera la tua corte, questo è un verso che funziona bene a mia opinione, scusa se io, no. Io sono uno qualunque che dice delle opinioni, no, non prendertela perché poi alla fine sei tu che scrivi. Maestro, dai, quindi, allora, questo è un verso che funziona, al tuo fianco schiera la tua corte, perché è detto in maniera fresca, cioè, vuoi dei solidali. Cioè tu che vuoi svelarti devi tenere vicino a te dei solidali, questo ecco un verso pieno di speranza, perché sennò non lo diresti questa cosa, cioè tu da sola non ti sentiresti riflessa da nulla, se schieri una corte di amicizie, di belle amicizie, che possibilmente poi finiamo con averne una o due sole alla fine, però quando al tuo momento le amicizie importanti possono essere molte più di una. Allora questo è un verso che dà energia. Annulla dal tuo ego ogni falsità. Questo qui è una raccomandazione che invece ti tira un po' indietro quello che hai appena detto, che forse sarebbe un verso quasi non strettamente necessario, perché è chiaro che uno dice sì, sincero, insomma, è un pochino, rimane già molto intuibile, anche se potevi, cioè è una raccomandazione morale di grande semplicità, che forse in una poesia, cioè noi dobbiamo cercare di più. Allora annulla dal tuo ego ogni falsità, forse lo potevi dire quando avevi 12 anni, perché allora è lì il momento in cui diciamo guarda, ho scritto un verso come per annulla, sì, bisogna essere sinceri, quindi annulla questa qui, però dopo i 12 anni questo verso diventa un pochino forse non necessario nella struttura di tutta la poesia. Anche se non lo dicevi veniva fuori magari dal resto, mi spiego? Cioè non ha questa intensità che dovrebbe avere un verso. L'importante in una poesia è che ogni verso non dovrebbe essere di appoggio o di occasione. Cioè, capito? È venuto fuori questo verso, lo scrivi e vai avanti, e dopo magari non riguardi più la poesia per qualche mese, poi la riguardi, ma non ti accorgi che qualche verso non era strettamente necessario alla poesia. Va bene. Allora, mostra te stessa è più forte di questo, ti annulla dal tuo ego ogni falsità, perché mostrando te stessa è chiaro che se mostri vuol dire che sveli e che togli la falsità, togli l'abito falso. Va bene, ecco, questo mi è piaciuto, questo, inaugurando la tua prima messa, questo è un bel verso che fa, che sarebbe allo stesso livello di al tuo fianco schiera la tua corte. Vedi come saltando versi non intensi come il resto, cioè saltandoli la poesia migliora, non perde, non credere che tu levando dei versi tu come si dice, impoverisci la poesia, manco per niente, puoi darsi che tu la arricchisca levando dei versi superflui e un po' ingenui, può darsi che tu la migliori, non è detto che tu la impoverisci levando, questo è per il futuro, per altre poesie, è un modo di ragionare. Allora ecco, per esempio, posso segnarti, che è una matita, ce ne va subito, allora segno così, i migliori, faccio una riga dove trovo un verso che mi stimola e che non mi lascia insonno. Ecco, allora scegli la tua sorte, funziona bene. A questo, verso che va bene, mostra te stessa, anche se non è dello stesso livello, però questo, inaugurando la tua prima messa. La rima, benissimo, è un'occasione, ti è venuto fuori stessa messa da molti anni. Si dà il caso che funziona bene.
ecco ti soggiacere a banali torture, sì, questo è riesumate dal tuo passato, tra le laceranti paure che il cuore ha frastornato. Abbastanza, sì, le rime alle volte aiutano molto e quando non sono banali, allora sorprendono un po'. Bisogna stare attenti a che le rime non siano troppo, vengono fuori troppo facili, ecco. Ricordo, sono in questo inverno ti attende ogni scherno. Questa qui uno dice, ma guarda, potrebbe non voler dire niente, invece no, ecco, la scusa della rima mi hai dato un mini brivido. Dice che attende ogni scherno, ma anche l'estate potrebbe attendere lo scherno, invece no, probabilmente, dato che c'è questa consonanza inverno-scherno, si vede che nell'inverno tu raffiguri la più, una freddo, maggiore forza. Il freddo nell'animo. Sì, e come hai detto? Il freddo nell'animo. Sì. Hai detto il freddo, no? Ecco, questo, sì. E infatti, allora, con la scusa della rima, viene fuori un concetto che io sono portato ad accettare. Ecco, questo succede nella poesia. No? Ecco, le laceranti paure fa un po' il paio con i vani pensieri e illusorie felicità. Tutti questi concetti già un po' prefabbricati, vero? Io te li segno così. Te li segno come concetti prefabbricati, che noi dobbiamo valutare cosa sono belli, fossero meravigliosi e usiamoli, ma quando sono un po' presi dalla cronaca. Io non ce l'ho messo bene nel mio cuore, poi Brandelli nel cuore, cioè il cuore a Brandelli, quindi mi piace, poi non ha trasformato in pagina, mentre è la sì, ma tu sicuramente hai tutte le giustificazioni, io parlo solo di una specie di estetica del verso, sicuramente come contenuti non posso permettermi di discuterne, perché sei tu che componi a seconda dello stato d'animo e della poesia. No, ma commentando io è troppo la forza di uno, quindi è inutile perché è troppo la forza di uno, oppure perché non ha proprio l'intensità come adesso, già qua è meno, cioè qui perde l'intensità sia sì, qua che qua, e sì. Quindi, ma in questo caso secondo c'è anche cuore sì. Trasformato, perde l'intensità. Forse sì, ma solo per un motivo molto banale, molto semplice, cioè che tu, può darsi che tu usi un aggettivo che non è necessario, dicendo invece le laceranti paure, già la paura, secondo me, potrebbe essere già lacerante anche se tu non me lo dici. Questo è il concetto, cioè ci sono dei rafforzativi, vero, vani, illusoria, laceranti, che alle volte non rafforzano, perché cioè, bisogna stare attenti ad aggiungere i rafforzativi, perché può darsi che non rafforzino un bel niente e noi non dobbiamo lasciarci, come si dice, suggestionare dal rafforzativo, dall'aggettivo che allora questa paura tu pian piano te la devi togliere. Capito? Perché arriva benissimo, se tu metti la parola al posto giusto, stai tranquilla che l'energia ce l'ha. E quando ci metti un rafforzativo che tu quell'energia invece la impoverisci. Spesso, Poi per quanto c'è la metrica, allora perché deve avere quella lunghezza, su quella non discuto. Allora vuol dire, allora trovi magari un altro aggettivo, un altro, che non sia così consueto, così. Esatto, tutto lì. Non è che ti dico togli e dopo se togli zoppica, allora però l'equilibrio del verso lo fai tu e sai come deve essere equilibrato, però allora cioè, per quell'equilibrio puoi sostituire delle parole o degli aggettivi che forse invece di fare il loro effetto lo diminuiscono. Il cuore frastornato in questo inverno che attende ogni schermo, penso che non sia bene, perché con la scusa della rima gli hai dato un concetto speciale. È giunta l'era, e allora l'era va scritto così perché non deve confondersi con un verbo essere, l'erba era alta, è giunta l'era della gloriosa ribalta, mentre ti osservi altera, vedi che qui hai messo, che è interessante che qui hai messo l'accento, molto importante, se no io leggo altera, vedi? Mentre ti osservi altera, no, è giusto mettere l'accento, e quindi anche qui ci vuole, perché sennò si confonde col verbo essere imperfetto.
Allora, è giunta l'era della gloriosa ribalta, sempre un po' guerra, guerra fondaria, un pochino, della gloriosa ribalta, che è il titolo, mentre ti osservi altera nel dolce tepore avvolta tra forti braccia, che in te fanno corteccia. Anche questa mi ha incuriosito, sì, perché è vivace questa cosa. E adesso vivi in duplice.